Cari amici di Inglourious Globastard, amiche, occasionali visitatori ed estimatori del canale, questa puntata viene dedicata ad un tema che magari non è nella lista di priorità di molti di voi, ma che è un trend importante che determinerà il nostro futuro, soprattutto il futuro dell'industria, ed è l'elettrificazione dei processi industriali. Per parlare di questo tema, che magari sembra un po' astruso e non particolarmente sexy, ma sicuramente ve lo saprà rendere interessante, abbiamo chiamato Roberto Palazzò, che professionalmente si occupa proprio di questi temi. Allora, Roberto, entriamo immediatamente nel vivo dell'argomento. Che cos'è questa elettrificazione dei processi industriali? Oddio, dal nome si dovrebbe intuire, ma perché è così importante? Ecco, tendenzialmente, beh, innanzitutto grazie per l'occasione, questo è È un la, piacere e un onore diciamo, averti con noi. grazie. Tendenzialmente quando si parla di elettrificazione dei processi industriali, diciamo, si parla della possibilità di sostituire la fornitura di calore di processo o comunque la possibilità di ottenere certe temperature utile per i processi industriali, quale per esempio i forni di cottura dei refrattari o dei mattoni, tanto per citarne uno, o anche un cementificio o un'acciaieria. Un'acciaieria, perché voglio Esatto. ricordare a chi magari non avesse colto questo legame, l'Ilva era, diciamo, uno dei target più illustri di questa elettrificazione degli altoforni. E poi la faccenda è finita in cavalleria, l'Ilva ormai è, mi Amen. verrebbe da dire, un rottame. Ma comunque, insomma, tutti questi processi ad alta intensità di calore dovrebbero essere riconvertiti da gas e idrocarburi a elettrico. Come? Ecco, esatto, allora tendenzialmente poi adesso lo vedremo, ho preparato una piccola presentazione, ma tendenzialmente si può parlare di elettrificazione diretta quando si installano dei riscaldatori, appunto, elettrici su alcuni forni è possibile. Per certi livelli di temperatura, quali quelli degli altiforni, per esempio, o per certi tipi di processi dove c'è sempre bisogno di una fiamma, l'elettrificazione in realtà è indiretta, o meglio, bisognerebbe usare un combustibile che diciamo sta diventando sempre più sulla bocca di tutti, che è l'idrogeno. In questo caso l'idrogeno verde tendenzialmente viene prodotto per idrolisi dell'acqua, scusate, elettrolisi dell'acqua, e quindi indirettamente ha bisogno di energia elettrica. Quindi c'è la possibilità di usare l'energia elettrica in maniera diretta, oppure indirettamente produrre idrogeno e poi con l'idrogeno produrre le fiamme che servono per i vari processi industriali, specie ad alta temperatura. Ora, l'argomento è spinoso perché parliamo di energia elettrica, di idrogeno, la domanda sorge spontanea: ma perché cavolo abbandoniamo i combustibili fossili che finora ci hanno sempre garantito diciamo, la possibilità di fornire calore in maniera molto efficiente in questi processi. Un'affidabilità e una certezza che le cose funzionassero bene. Quindi Esatto. abbandoniamo la via vecchia per quella nuova e non sappiamo quello che si trova, come dice il proverbio. Infatti, allora, il discorso di fondo è il seguente: li abbandoniamo per problemi legati alle emissioni di CO2, o comunque è Esatto. logico che l'intensità di carbonio, il carbon footprint di un cementificio, non solo per l'utilizzo del carbone o del gas naturale in alcuni cementifici di lusso del Nord Africa, ma tendenzialmente in Europa si usa carbone, coke di petrolio e combustibili derivati dai rifiuti,
i quali hanno una loro impronta di carbonio. In più, il processo stesso determina anche la produzione di CO2 minerale perché il calcare viene calcinato. Nell'acciaieria abbiamo qualcosa di simile, nel senso che si usa sempre il carbonio, si deve comunque fornire una fonte di carbonio per fare la ghisa e poi per avere il prodotto, diciamo, finito. Quindi, perché l'acciaio è una lega di ferro e carbonio, quindi il carbonio lì non c'è verso, bisogna portarcelo. Però il combustibile, diciamo, la possibilità di mantenere certe temperature, quello è un discorso che va affrontato in maniera diversa e può essere, ci sono diverse strade per utilizzare idrogeno, oppure nel caso dei forni, diciamo, gli elettroforni, nel caso degli elettroforni, cioè quando si parla solamente della produzione di acciaio da rottame ferroso, ecco, in questo caso qui abbiamo l'utilizzo di tendenzialmente l'energia elettrica diretta ed è per quello che abbiamo le temperature necessarie per la Ok, fusione. andiamo a Allora, vedere allora esatto. la tua presentazione, così ci delizi Vediamo un attimo. con fatti, cifre. Esatto. Fabio, mi Ah, dovresti ti devo dare la dare una possibilità chiesa. di condividere. Vediamo un attimo. Dunque, guarda, ti faccio post così Vediamo. avere Allora, tutta la possibilità di. eccoci qua. Dovremmo. Ecco, si dovrebbe vedere, no? Eccoci qua, si vede perfettamente. Perfetto, perfetto. Allora, una piccola presentazione. Tendenzialmente, il primo ragionamento che si fa, noi con Fabio abbiamo parlato di forni, altoforni, forni elettrici per la produzione di acciaio da rottame, cementerie. Quindi parliamo di livelli di temperatura estremamente alti, Sì, abbondantemente fabbriche di 5.000 gradi. ceramiche, per esempio, un altro energy Esatto. intensive, heat intensive process. Assolutamente. Quindi sono i cosiddetti energy intensive process e più che altro sono ad alta temperatura. Quindi abbiamo la necessità di avere delle fiamme di processo oppure delle temperature che sono intorno ai 1000 gradi o anche di più, nel caso dei mattoni un po' meno, nel caso delle cementerie e dei forni, degli altoforni siamo a temperature ben più elevate. Ci sono però anche processi industriali che operano a più basse temperature. È il caso per esempio dell'industria chimica, cioè le colonne di distillazione di diversi processi di produzione di componenti chimici hanno bisogno di temperature più basse, sono sempre dell'ordine magari superiore ai 100 gradi, però sono temperature più gestibili tendenzialmente. Faccio un esempio banale: una colonna per il recupero di acido cloridrico, che è un acido minerale che si usa anche per diversi processi industriali, di media pressione inizia ad avere necessità di 150 gradi. Ora, in questo caso, come per esempio qua McKinsey dice, si prevede l'uso di delle cosiddette pompe di calore. Le pompe di calore che noi tutti ormai conosciamo in ambito domestico per il raffreddamento e il riscaldamento, però quelle sono pompe di calore a bassa temperatura. Le pompe di calore industriali sono degli oggetti un po' più particolari e che tendenzialmente non hanno ancora raggiunto a certi livelli di temperatura, sopra i 120 gradi non hanno ancora raggiunto una maturità industriale importante. Ci sono alcuni casi interessanti, ma è un qualcosa di recente, una complicanza recente, ma tendenzialmente l'idea di fondo è che, come una sorta di frigorifero, no? Al contrario, dove ci interessa produrre calore recuperando del calore di bassa temperatura, la pompa di calore aumenta la temperatura, la faccio breve, della sorgente di recupero, quindi del calore di risulta, e fornisce un calore a più alta temperatura che ha più valore.
perché evita l'utilizzo di un combustibile fossile come il gas naturale oppure di un combustibile pregiato come l'idrogeno. McKinsey sospetta un'espansione incredibile di questo settore. Effettivamente, devo dire la verità, questo tipo di espansione è già iniziato in diversi settori industriali, non solo quello chimico, ma anche quello farmaceutico, per esempio. Sempre di più, perché tutto ciò è attrattivo? Perché la pompa di calore tendenzialmente utilizza energia elettrica, che può essere carbon free, quindi può essere derivata da rinnovabili, e ciò permette di dichiarare il processo carbon neutral, no? Cioè di raggiungere o comunque di diminuire l'intensità carbonica dei processi industriali. Quindi anche le pompe di calore sono importanti. Ora, provo a dare un po' di numeri, come diceva Fabio. Il gas naturale che la fa da padrone in Europa come per l'utilizzo del riscaldamento, questi sono numeri globali, tendenzialmente negli anni dal 90 fino al 2008 è sempre cresciuto, poi abbiamo avuto nei recenti anni diverse situazioni, negli anni della crisi ovviamente è sceso. Segue molto bene, ha seguito molto bene lo sviluppo economico, diciamo, vorrei dire, dell'Unione Europea. Poi negli ultimi anni invece si è iniziata ad assistere, secondo me, a una riduzione del gas naturale, dall'utilizzo del gas naturale e un aumento dell'efficienza. Comunque parliamo di quantità notevoli. L'Unione Europea lo misura in terajoule, vedremo diverse unità di misura. Per brevità ho messo nelle varie slide la conversione fra terajoule e heptajoule. L'energia elettrica, invece, ahimè, si misura con un'altra unità di misura che sono gigawattora e terawattora, e anche in questo caso, nel caso specifico attuale, quello che ci interessa di vedere è l'andamento dell'energia elettrica nel settore industriale. Ora, nel settore industriale vediamo che invece i consumi di energia elettrica erano abbastanza stabili, sono scesi negli anni, diciamo, del Covid e poi stanno risalendo tendenzialmente. Secondo il mio modesto avviso, vedremo un aumento dei consumi di energia elettrica per appunto ridurre l'intensità carbonica. Un altro valore molto importante è di nuovo questo dato, cioè si fa un focus solamente tendenzialmente il consumo energetico del settore industriale in Europa. Qui di nuovo un'altra unità di misura, l'Eurostat fornisce dei rapporti molto interessanti, ma con tutte unità di misura un po' particolari, si chiama di petajoule. Di nuovo io ho provato a convertirli in terawattora, perché si parla di elettrificazione, vediamo che i consumi di calore, tendenzialmente di gas naturale e di energia elettrica, sono abbastanza simili, cioè abbiamo un rapporto circa 1 a 1. Quello che ci aspettiamo nel futuro per il settore industriale è un decoupling, cioè il fatto che invece di avere un fattore 1 a 1 i consumi energetici elettrici e i consumi termici di gas naturale, si andrà a scendere col gas naturale ed aumentare in rapporto con l'energia elettrica. Ora, io ho trovato alcuni studi, devo dire la verità, non è molto semplice il tutto, cioè quando si parla di elettrificazione dell'industria in Europa oppure di sostituzione del gas naturale o riduzione dell'intensità di carbonio, ci sono tanti studi, ne ho preso uno del 2015, che aveva i dati del 2015, che a mio avviso era abbastanza esemplare, perché divide proprio questo che dicevamo all'inizio, della live, parliamo proprio dei livelli di temperatura. Ecco. Cioè, ci sono processi che hanno livelli di temperatura umani sotto 100 gradi. Mi spingo a dire anche intorno ai 100 gradi, dove già adesso abbiamo tecnologie mature, e processi industriali dove invece
le temperature necessarie sono molto più alte. Parliamo appunto di questi processi qua, il rosso che infatti vediamo nella ceramica, nel vetro, nell'acciaieria e nel cemento. Vedete che la fanno proprio da padrone, come abbiamo detto all'inizio, e sono quantità notevoli. Se prendiamo il totale, il breakdown, è ovvio che l'industria chimica ha il consumo energetico maggiore. Cioè, l'Europa continua ad essere una potenza chimica, non solo chimica, ma anche chimica farmaceutica. E l'andamento continuerà, a essere abbastanza positivo. Veniamo da anni un po' di magra dell'industria chimica, però dovrebbe poi riprendere. La grande scommessa è come decarbonizzare l'industria chimica. Anche questo studio non ne fa tanto accenno, nel senso che una grossa fetta dell'intensità carbonica dell'industria chimica dipende dalla materia prima, che è di origine fossile. Perché bisogna ricordare a tutti che se abbiamo la plastica e anche altri composti, anche la chimica farmaceutica, parte da dei tasselli di base, dei Lego, diciamo, che derivano dalla raffinazione del petrolio. Quindi non derivano più come all'inizio del Novecento dal carbone, ma derivano dalla raffinazione del petrolio. Questo feedstock, no? Questa materia prima di base, è di difficile sostituzione. Ci sono delle possibilità che si vedono nel lontano futuro, no, però tendenzialmente si inizia a vedere qualcosa per la chiusura del ciclo di carbonio, cioè usare la CO2, idrogenarla, fra virgolette, ricreare un feedstock utile per l'industria chimica, però è di là da venire. Quindi tendenzialmente parleremo di questi blocchi qua, no? Diciamo dell'altra parte dell'industria. Nella chimica comunque c'è qualcosa di interessante che è appunto l'utilizzo di vapore a diverse Vabbè, pressioni. ma Roberto, non ci dilunghiamo troppo in Esatto. dettagli. Allora, in questi processi che devono essere, che è auspicabile vengano riconvertiti all'elettrico, qual è la fonte che può aiutare la transizione? Allora, come ci siamo detti, c'è una sorta di breakdown definito dai livelli di temperatura. Esatto. Si parla di un primo stage dove si usano le pompe di calore, quindi tecnologie sotto i 400 gradi. Un Bene. secondo stage, come nell'industria, per esempio, dei mattoni, della ceramica, dove siamo sopra 400 gradi, esatto. Allora, lì si parla proprio di forni elettrici particolari con recupero, e poi abbiamo un ulteriore step che è quella dell'industria vera primaria, diciamo, l'acciaio, il cemento e il vetro, dove lì cerchiamo di andare sopra i 1000 gradi. Ora, a seconda dei livelli, ci sono delle tecnologie interessanti. Il primo stage sono le pompe di calore, sono predestinate. Nel futuro andranno sempre meglio. Il secondo stage è un po' una via di mezzo. Il terzo stage, a mio avviso, sarà una combinazione fra tecnologie ad arco elettrico nell'industria dell'acciaio e riduzione diretta con idrogeno. Quindi l'idrogeno inizia, secondo me, già a farsi strada in questo secondo stage e terzo stage. Ecco. Oh, ti posso chiedere, allora, Vai. l'idrogeno deve essere prodotto, no? Quindi, a parte che poi ha dei problemi di trasporto, insomma, di stoccaggio, eccetera, eccetera, ma deve essere prodotto, come hai detto tu stesso, con un processo energy intensive, che è quello dell'elettrolisi, ok? E c'è, si distingue, diciamo, nel gergo ambientalista, si distingue tra idrogeno verde e idrogeno, cos'è, grigio, se non mi ricordo male, cioè quello prodotto attraverso l'elettrolisi, però utilizzando energie rinnovabili, quindi solare o eolico in prevalenza, e invece l'idrogeno prodotto attraverso l'uso di combustibili fossili, che è, diciamo, un idrogeno falsamente ecologico perché sposta solo
la location oppure il livello, lo stadio di produzione dei gas prima alteranti. Ecco, allora, arriviamo subito all'idrogeno. Quindi, tendenzialmente questo qua è il breakdown. Ci sono diversi stage e si può effettivamente per ogni settore arrivare diciamo, a un'idea di sostituzione a stage, a step della fase. Dove fa il gioco da padrone l'idrogeno e che tipo di idrogeno stiamo parlando? Si parla di arcobaleno dell'idrogeno e anche trasporto dallo stage 2 in avanti. Andiamo avanti, andiamo direttamente all'idrogeno. Ok, salto le slide precedenti, ma tendenzialmente il mio discorso è: andremo a cercare sempre di più energia elettrica, possibilmente a basso impatto di CO2, quindi con una quantità di CO2 per kilowattora più basso rispetto agli attuali 300 grammi, si parla di 12 grammi di CO2 kilowattora, eh? Quindi questo è anche importante per l'idrogeno, ok? E avremo bisogno di, in questo studio dove si parla solo di elettrificazione, avremo bisogno di da 2 a 3 volte l'energia elettrica che il settore attualmente consuma. Quindi questa è la fotografia. Ora andiamo all'idrogeno. L'idrogeno è una cosa eccezionale, è un combustibile che io, per esempio, ho anche già utilizzato in ambito industriale come combustibile vero e proprio, però ha il brutto vizio appunto di essere costoso da produrre. Come hai detto tu, e andiamo direttamente a questa slide qui, ossia c'è l'arcobaleno dell'idrogeno. Ci sono diversi tipi di idrogeno, non è solamente il verde, il grigio, o il blu, ce ne sono, c'è anche il pink, il grey, poi ci sono anche altri tipi di colori. Il concetto di fondo qual è? Attualmente l'idrogeno che si trova nella maggior parte degli utilizzi industriali è un idrogeno che viene dal steam reforming del gas naturale. Cioè, la realtà è che il 99% dell'idrogeno che di utilizzo industriale viene da combustibili fossili, dallo steam reforming del gas naturale, che la fa da padrone, o cose simili. Quindi parliamo appunto di un idrogeno che attualmente, fra l'altro, senza carbon capture, senza la cattura da CO2, è un idrogeno nero, nel senso che il fattore, diciamo, voi vi potete immaginare che si usa del vapore per togliere al metano, la banalizzo, non me ne vogliate, chimici che ci state sentendo, ingegneri chimici, però tendenzialmente, banalizzando, strappiamo i 4 atomi di idrogeno al gas naturale, abbiamo gli altri 2 atomi di idrogeno nell'acqua e produciamo l'idrogeno che ci serve, però emettendo CO2. Ho una domanda perché sorge spontanea. E come mai nessuno prende in considerazione la possibilità di utilizzare fonte nucleare, no? Elettricità di fonte nucleare per poi produrre o direttamente diciamo, per alimentare direttamente gli impianti industriali o per il processo di elettrolisi? Com'è che Allora, questo è un tabù secondo te? Boh. Insomma, qualche ideuzza noi ce l'abbiamo, ecco, però sentiamo dalla tua viva voce se queste ideuzze che noi abbiamo poi hanno qualche aderenza alla realtà. tendenzialmente c'è stata una. Allora, diciamo che l'utilizzo delle centrali nucleari in cogenerazione, quindi utilizzando il vapore che viene prodotto, spillandolo dalla turbina, cioè estraendolo dalla turbina a media pressione, una pressione utile per i processi industriali, è qualcosa che, per esempio, in Cina viene fatto. Ci sono effettivamente dei reattori nucleari che servono, sono situazioni molto, se ben ricordo, ce n'è uno che fa una cosa del genere. Quindi preleva il vapore prodotto diciamo, dalla fissione, evaporando l'acqua, ovviamente.
quindi producono energia elettrica e poi usano il vapore anche per dei processi, in quel caso lì era un grosso sistema di riscaldamento, quindi per il riscaldamento non industriale ma civile. Tendenzialmente quello nel nord della Cina è un tabù, cioè i cinesi sono molto pragmatici, questo tabù qua se lo sono tolto molti anni fa. Noi abbiamo il tabù perché l'industria nucleare europea era fatta da grandissimi reattori, dove tendenzialmente nascevano e dovevano morire per produrre energia elettrica a basso costo, e l'hanno fatto e lo stanno ancora facendo, dobbiamo dire la verità. Nel futuro ciò non toglie questa energia elettrica a basso costo di utilizzarla per l'elettrolisi dell'acqua. L'acqua intanto va trattata e ci vuole di nuovo energia elettrica per i sistemi a osmosi inversa, perché tutti pensano, ah, prendo l'acqua del mare e produco idrogeno. No, se uno prende l'acqua del mare, quello che si ritrova è qualcosa di non voluto, cioè un impianto clorosoda, che è un'altra cosa ancora. Però tendenzialmente uno deve trattare l'acqua e ha bisogno di energia elettrica oggigiorno, produrre l'idrogeno da elettrolisi, quindi l'energia nucleare effettivamente è molto interessante anche perché ha una bassissima intensità carbonica. È un tabù. È un tabù. Ed è questo che volevo sottolineare, che oggi abbiamo una soluzione importante, però viene sempre messa in Parte. secondo piano, da parte, viene sempre esclusa e visto che i catastrofisti ci ricordano ogni giorno che il mondo sta per finire, no? Oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha detto che siamo noi l'asteroide, no? Che distruggerà il pianeta, asteroide che ha distrutto i dinosauri, no? Non siamo noi i dinosauri, ha usato questa metafora, Guterres. Siamo noi l'asteroide. Allora, di fronte a queste narrazioni catastrofiste, no? La fine del mondo, letteralmente, la soluzione già a portata di mano che potrebbe essere messa in campo immediatamente viene ignorata. Chiudo la parentesi, chiudo Questo diciamo, il commento. Fabio è un inciso importante perché, come tu vedi, lo vogliamo vedere il tabù? Il tabù è questo. Abbiamo IEA e grading, quindi l'elettrolisi da nuclea utilizzando energia elettrica nucleare non è considerata green, è considerata pink. Perché non è Pure rinnovabile, zero. lo dico così, perché il sacro Graal di tante farneticazioni è la rinnovabilità, il concetto di rinnovabilità, cioè che non bisogna estrarre risorse dalla Terra, no, dal nostro pianeta, ma bisogna utilizzare solo quelle che sono rinnovabili e siccome il nucleare non fa parte di questa categoria, è pink, ma se vogliamo poi utilizzare veramente i concetti con cui ci ammorbano, è il male assoluto. Sì. Ne veniamo da anni di campagne di Sì. denigrazione, hanno avuto il loro picco di nuovo con Fukushima, dove onestamente, ecco, Sì, campagne di paragonarlo a disinformazione, Chernobyl è una cosa folle, ma di paure, di terrorismo mediatico che poi hanno questi risultati esatto. controproducenti. Sconvolgenti. Vai Ecco, avanti, dai, parliamo. cerchiamo di condensare un po' in un. Assolutamente. Perché il nucleare è interessante? Per questo modo qua, per questo motivo qua. Se noi ci aspettiamo di sostituire il combustibile fossile nei processi industriali con un'elettrificazione diretta o indiretta, è impensabile di avere sempre il fattore 1 a 1. Alcuni studi parlano appunto di una necessità di 2 o 3 volte il fabbisogno attuale di energia elettrica. Allora, come vanno coperti? Anche perché voglio ricordare a tutti, un alto forno, che ne dica
che sia, nasce, Grillo. viene acceso e se Dio vuole non viene quasi mai spento. Si fa una manutenzione ogni tot per il refrattario, ma va riportato di nuovo e deve macinare in maniera costante, produrre in maniera costante. Quindi è l'ideale, per esempio, per il basilico. Dico, poi ho parlato dell'alto forno, però forno ad arco elettrico e quant'altro. Sono tutti processi molto stabili, cioè non hanno variabilità di picco e quant'altro. Una cementeria deve produrre milioni di tonnellate all'anno di cemento, è costante, quindi devo produrre idrogeno, devo averlo disponibile in rete quando voglio io, quindi la affidabilità la posso prendere quantomeno e avere un buffer enorme, per cui tutto questo accentua l'importanza, secondo me, nel futuro del nucleare, di un ritorno al nucleare. Detto questo, ci sono delle idee, no, su come fare produrre l'idrogeno e c'è il cosiddetto European Hydrogen Backbone. Tu, Fabio, mi hai chiesto, ma questo idrogeno qua va trasportato, va prodotto e abbiamo detto che ci vuole l'elettrolisi, se no non siamo green. E allora con l'elettrolisi ci serve energia elettrica, però poi va anche trasportato l'idrogeno, no? Assolutamente no. Ora, una buona notizia, il 70% delle gas pipeline europee è hydrogen ready. La cattiva notizia è che questo idrogeno qua bisogna produrlo in grandi quantità. Secondariamente, la capacità delle pipeline esistenti nate per il gas a certe pressioni non è la stessa capacità delle pipeline che servono per la stessa quantità di idrogeno o addirittura per quantità maggiore. Questo necessita grandi investimenti che sono già in atto. Io, per esempio, per motivi cogenti diciamo, del mio lavoro, sono un po' coinvolto in quello che sta succedendo fra Svizzera, Germania e Francia. La Germania sarà un grande hub di ricevimento dell'idrogeno per appunto il suo essere sempre un po' la locomotiva europea dell'industria. L'Italia è uno snodo importante, è uno snodo estremamente importante perché, come vedete, l'idrogeno verrà dall'Algeria, dalla Norvegia, insomma, Sono e le da lì grandi Irlanda infrastrutture di anche. approvvigionamento di gas che oggi insomma, utilizziamo e che un domani dovrebbero essere utilizzate, però non so quanto l'Algeria sia in grado di produrre idrogeno, ecco, per cui la parte di quel gasdotto che lega Algeria e Italia un domani potrebbe essere inutile se l'idrogeno venisse prodotto in Italia. Ai tempi della Merkel c'era un enorme progetto pazzesco della Siemens, eccetera, di fare impianti fotovoltaici. Ora non mi ricordo, aveva un Sì, numero molante. si chiama desert qualcosa, Esatto. di coprire il Sahara di pannelli Esatto. solari e però, insomma. Allora, parliamoci chiaramente. L'Algeria avrà un ruolo determinante, come oggi è produttore di gas naturale, un domani, per avere l'idrogeno a portata di mano, farà grandi impianti steam reforming, con bene pace di tutti. Cioè il primo idrogeno che noi prenderemo dal Nord Africa sarà idrogeno da steam reforming, quindi da gas naturale, magari anche con degli impianti di carbon capture, ma quelli magari in un secondo tempo. Però il primo idrogeno che prenderemo dal Nord Africa sarà sicuramente di quel tipo lì. Quasi sicuramente. E l'Algeria, dobbiamo dire una cosa, che ci sono delle acciaierie in Algeria che usano sistemi di riduzione diretta, hanno dei forni particolari, e l'Algeria, da un punto di vista tecnico, si sta preparando a gestire l'idrogeno. Si sta molto ben preparando a tante raffinerie che noi italiani abbiamo aiutato a costruire, ha uno staff tecnico, una stabilità interessante. Insomma, loro si preparano. Noi rimarremo alla canna del gas.
Nel senso che si parla anche tanto di produrre, di fare dell'elettrolisi locale, ma abbiamo un po' sempre il bottleneck di produrre energia elettrica a basso costo. Cosa che la Norvegia e i parchi eolici del mare del Nord, per esempio, hanno in maniera abbondante, ed è per quello che un altro canale di interconnessione è quello, non solo l'idroelettrico norvegese, ma anche tutta la parte di wind farm del mare del nord. Quindi tendenzialmente questi sono un pochino i dati. Questi sono i corridoi del cosiddetto European Hydrogen Backbone. Questo è il master plan europeo. Nel 2050 avremo idrogeno distribuito con questi sistemi qua. Ci sono dei lavori in atto su questi sistemi. Il corridoio Algerino italiano austriaco, quindi il South Corridor, diciamo che è un po' come posso dire, in ritardo, mentre la parte, diciamo, norvegese diciamo inglese è un po' più, si stanno attivando in maniera più veloce, anche la parte interconnessione tedesca, ecco. Vabbè, ma Roberto, insomma, nell'interesse del tempo, quanto si prevede che, cioè, in che tempi si prevede che l'idrogeno possa prendere piede? Diciamo che gli orizzonti sono del 2050, però ci sono diversi step, alcuni step. Io vi posso parlare per esempio del caso svizzero, che non fa parte dell'Unione Europea, ma che partecipa al tutto. Dici un po' quanti anni, insomma, che cosa. Esatto. A livello di anni, secondo me, le prime applicazioni interessanti a livello europeo le vedremo fra una decina d'anni. Ma Questo proprio è il dato interessante su cui fissarsi, perché chi non ha colto granché di tutta questa presentazione, splendida presentazione di Roberto, può assorbire un unico punto. Le prime applicazioni si prevedono fra 10 anni. Il target, diciamo così, a regime, se vogliamo, stiamo parlando del 2050. Roberto, io ti ringrazio, il nostro tempo sta per scadere e invito tutti a mettere un like e commentare se volete ulteriori informazioni. Un caro saluto a tutti e un grazie a Roberto. grazie Fabio, grazie a tutti quanti, mettete like ovviamente.